Amici biancoverdi all'ascolto e in visione sulla piattaforma Starplay, benvenuti al Palaestra. La partita che seguiremo in diretta stasera tra poco insieme ad Alessandro Petri, ma tra poco avremo anche Francesco Barbucci, lo aspettiamo. È Mezzana Basketball Academy contro Olimpia Legnaia, valida per la terza giornata della serie C Gold Toscana. E una partita ovviamente attesa, entrambe le squadre sono a quota zero in classifica. Lo speaker del Palasport, Rippo Masi, sta presentando le squadre in campo. Cominciamo anche noi a presentare dai padroni di casa della Mezzana Basketball Academy, che schiera quest'oggi in campo Edoardo Pannini, il capitano, con il numero 4, con il numero 6 Andrea Iozzi, con il numero 8 Marco Menconi, con il numero 10 Duccio Benincasa, con il numero 11 Rick Daniel Empilo, con il numero 18 Alessio Sabia, con il numero 23 dall'Andrea 17 Andrea Bartoli, con il numero 29 Lorenzo Bovo e con il numero 55 Tommaso Bacci. In panchina stasera, insieme a Pierfrancesco Pinella, coach della Mezzana Basketball Academy, abbiamo Jacopo Lanza e Nicola Discepoli. Passiamo agli ospiti dell'Olimpia Legnaia, formazione di Firenze, come si può notare anche dal giglio rosso che campeggia sul pantaloncino blu delle divise giallo-blu dell'Olimpia Legnaia. In campo, agli ordini di Riccardo Zanardi, ci sono con il numero 2 Pietro Pinarelli, con il numero 4 Tommaso Baldasseroni, con il numero 5 Daniel Catalano, con il numero 6 Brando Pracchia, con il numero 7 Lorenzo Merlo, con il numero 8 Francesco Susini, con il numero 9 Bernardo Baldinotti, con il numero 10 Gabriele Riboli, con il numero 13 Alessandro Sacellariu e con il numero 18 Daniele Del Secco, che è anche il capitano della formazione giallo-blu fiorentina, con il numero 34 Eraldo Nicoci, con il numero 55 Lorenzo Scampone. Questo è il roster a disposizione questa sera di Riccardo Zanardi, Zanardo della Olimpia Legnaia, targata Lorano Cantini Lorano. Hai il coach Riccardo Zanardi, coadiuvato da una vecchia conoscenza del Palaestra e del Mezzana Basketball Academy, ovvero Marco Armellini, che è il vice allenatore ormai da un paio d'anni a Firenze nello staff tecnico dell'Olimpia Legnaia. Da quest'anno c'è anche Riccardo Caimi, ex Synergy, che è anche responsabile del settore giovanile dell'Olimpia Legnaia. Queste dunque le formazioni, due minuti alla palla 2 che sarà alzata da Giuseppe Salvo di Pisa, capo arbitro di questo incontro, e sarà coadiuvato da Lorenzo Nocchi di Vico Pisano, anche lì dunque della provincia di Pisa. Tutto è pronto, dicevamo, entrambe le squadre vogliose di vittoria, perché dopo le prime due partite sono a quota zero entrambe in classifica, dunque c'è bisogno di punti per entrambe se non per avanzare in classifica, anche se ci danno l'Olimpia Legnaia come una squadra piuttosto ambiziosa che magari ha avuto una partenza soft, ma con un roster di tutto rispetto, quantomeno per guadagnare fiducia. Questo è almeno quello che cerca la Mezzana Basketball Academy, che è sicuramente in crescita, come abbiamo visto alla Spezia, una buonissima gara al cospetto di una, se non la corazzata del girone toscano della C Gold. Si alza la verbena, intanto si alzano i presenti per cantarla. Intanto vediamo i risultati di ieri, dove c'è stata una netta affermazione della BC Castelfiorentino sul Dani Basket Quarrata, prossimo avversario dei biancoverdi, 90-80. C'è una affermazione importante di Altopascio in quel di Lucca, una sorta di derby se vogliamo, 75-82 risultato finale, vittoria dunque di Altopascio, che continua a mantenersi nei quartieri alti della classifica, e sonante vittoria anche della Virtus Siena, che sicuramente è in grandissima forma e ha iniziato molto bene questo campionato andando a vincere sul campo della Synergy Valdarno, appunto 95-84, Synergy appunto da cui proviene Riccardo Caimi,
terzo allenatore, lui colonna dello staff tecnico a lungo della Synergy e adesso appunto terzo allenatore dell'Olimpia Legnaia, nonché responsabile del settore giovanile Olimpia. I quintetti in campo, non c'è Dorin Buca, avete sentito in casa biancoverde, dunque roster piuttosto corto, 9 effettivi a referto, no 10, sì, 10 effettivi a referto con un under 17, quindi giovanissimo. In campo per la mezzana c'è Edoardo Pannini, c'è Duccio Benincasa, c'è Rick Empilo, c'è Alessio Sabia e c'è anche Tommaso Bacci. In campo invece per Olimpia Legnaia con il numero 13 Sakellariu, con il numero 7 Merlo, il numero 34 che andrà al salto a 2 Nicoci e con il numero 55 Lorenzo Scampone, playmaker classe 99, con il numero 7 immancabile il capitano Daniele Del Secco. Tutto è pronto. I primi 10 minuti di questa partita possono cominciare. Salto a 2 con Piro che devia, poi pallone conquistato comunque da Olimpia Legnaia che parte in attacco fidandosi a Scampone. Palla per Del Secco in punta da Merlo. Merlo trova nel traffico un pallone invitante per Nicoci che va a siglare i primi 2 del match. Sarebbe stato interessante vedere il duello con Dorin Buca, ma Dorin Buca oggi non è della gara per un problema fisico al ginocchio. Prova nel traffico Benincasa a darla a Sabia, contatto, non c'è il fischio, transizione veloce che manda il tiro da 3 Sakellariu che sbaglia, rimbalzo in mano a Tommaso Bacci. 2-0 Olimpia, ripartono i biancoverdi con la chiamata di Bacci, pollice basso, si cambia lato, si va da Benincasa che vorrebbe darla a Sabia ma non c'è spazio, allora pesca sulla linea di fondo Bacci e in palleggio va a cambiare lato, buon ribaltamento allo scadere di 24, il tiro di Empilo fuori misura, doveva comunque forzare. Sakellariu va a cercare Del Secco, recupera il pallone la mezzana e già dall'altra parte con Pannini, poi gran palla sotto per Empilo, forse troppo sotto ma il semicancio dolce va a segno, 2-2 parità, 8:37 sul cronometro del primo quarto. Scampone ad impostare sul blocco di Nicoci, ancora Scampone con il palleggio vivo, è preso da Sabia, c'è spazio per andare a ferro, non arriva all'aiuto e sono facili i punti di Lorenzo Scampone che porta sul 4-2 Legnaia. Pannini per Sabia, ancora Pannini, esce dai blocchi Benincasa, si alza della linea della carità, il tiro è corto, il balzo la linea di fondo per capitano Del Secco, poi il fallo dall'altra parte, primo fallo del match, primo fallo anche per Duccio Benincasa ovviamente e per la mezzana. 4-2 Olimpia Legnaia, 2 minuti esatti trascorsi. Scampone ancora di impostare, ancora pronto il blocco di Nicoci, Del Secco va a chiudere il triangolo proprio con Nicoci, prova ad arginarlo Sabia, lo argina bene ma sì, c'è una grossa differenza di centimetri e riesce a girarsi per il 6-2 Geraldo Nicoci. Bacci ad impostare, Bacci ancora per Pannini, passaggio per Sabia, aggressiva la difesa di Legnaia, tripla che entra ed esce, poi un buon tap out di Bacci che devia il pallone nelle mani di Ricco Empilo, extra possesso in attacco per i biancoverdi, hanno bisogno di segnare, 2-6 il punteggio, il fallo di Nicoci su Duccio Benincasa, saranno 14 secondi a disposizione dell'attacco biancoverde. Primo fallo del lungo del centro Legnaia, Nicoci, consegnato a Benincasa,
che prova a buttarsi dentro, gran palla nel traffico per Zabia che morbidamente va a siglare il quarto punto della Mezzana, prova ad andare in velocità Legnaia. Sachellario per Merlo, Merlo sul blocco di Nicoci, poi ancora Sachellario, prova ad attaccare, scarica dal lato opposto per il piazzato di Scampone, non va, e c'è però il rimbalzo offensivo che permette a Sachellario di andare a siglare nuovamente il più 4 Olimpia per un attacco alla Mezzana con Benincasa. Empilo vorrebbe il pallone per Benincasa, ma anticipa bene Scampone, poi c'è un contatto giudicato falloso, quello del numero 7 Lorenzo Merlo, secondo di squadra per l'Olimpia. Ovviamente Olimpia Legnaia, messa per Bacci, Panini va a bloccare Benincasa, adesso uscito dai blocchi, un lob per andare da Sabia, la tocca sia Sachellario che con la punta delle dita anche Alessio Sabia, pallone che muore sul fondo ed è rimessa a Legnaia che riparte l'attacco, prova il furto, Pannini non riesce a concretizzarlo, c'era quasi riuscito sulla pressione in anticipo su Scampone. Del Secco, Merlo prova ad attaccare Bacci, Merlo, ora il blocco di Nicoci, ancora un semigancio, non è arginabile se riceve in quella posizione. 10-4, Mezzana che ha 6 punti da recuperare, 5-40 da giocare, quando Sabia riceve palla in post basso, raddoppio su di lui, arriva l'aiuto, quindi deve scaricare il pallone fuori, Pannini va a scheggiare il ferro e poi si incunea e raccoglie un fallo, fallo che probabilmente è del numero 13 Sachellario. No, il fallo è del numero 34 Nicoci ed è il secondo fallo di Nicoci, vediamo se questo induce Riccardo Zanardo a cambiare Nicoci. Tanto Pannini va a segno della lunetta, 5-10 il punteggio. Non c'entra il capitano, realizza anche la seconda opportunità, c'è il cambio che avevamo previsto, non ci voleva poi granché, entra Francesco Susini, classe 2002, anche lui uomo dalle lunghe leve. Ed esce Eraldo Nicoci, classe 99, centro titolare, che viaggia a 7 di media nelle prime due partite di questa C-Gold. Ne ha già realizzati 6, si qua. Tanto situazione di passi per Francesco Susini che entra in campo e subito commette una palla persa. Bacci per Pannini. Anche situazione sulla rimessa per la pressione della difesa Legnaia. Pannini si apre, Bacci e riceve, va subito al tiro immediato. Bacci sul tabellone, forse un tocco che ha sporcato il tiro, comunque ha spostato la mano. E c'è adesso poi il fallo di Bacci in ritardo su Alessandro Sachellario, classe 2000, il top scorer, anzi no, il top scorer della formazione è Scampone con 14 di media. Un altro di quelli che viaggia a doppia cifra sin qua con 12 punti partita. Rimessa dal fondo per Legnaia, Merlo va a forzare una conclusione, buon taglio fuori di Sabia su Susini. E buona difesa direi tutto sommato dei biancoverdi che tengono in questa circostanza e quindi hanno l'opportunità di accorciare in attacco. 6-10 il punteggio, abbiamo superato adesso la metà del quarto,
Bacci per Benincasa che ci prova da tre punti, frontale, Duccio Benincasa 9-10, Mezzana che torna quasi a contatto. Vignaia che adesso ha questo pallone in attacco da gestire con Scampone e Scamerlo, va in reverse, il ferro lo beffa, Empilo il più lesto ad approfittare della situazione, al rimbalzo Bacci, Empilo si affida a Benincasa. Casa prova ad attaccare, prova Empilo in post basso, Empilo ha un duello favorevole con Merlo, lo legge bene e la Mezzana va in vantaggio per la prima volta nel match a 4-0-5 alla fine del primo quarto, 11-10. Mazziale aperto di 7-0 Mezzana. Scampone, ancora lavoro dal palleggio, lunga per Zusini che l'arpiona ma si trova troppo profondo, allora deve scaricare fuori, sa che l'Ariu fuori misura, il rimbalzo è comunque di Del Secco che offre un pallone a Scampone che sigla tripla, peccato per il rimbalzo offensivo concesso perché consente di tornare avanti di due a Legnaia. Baci per Pannini, Empilo profondo per Zavia, buona azione, parità 13-13. Buona azione Mezzana che cerca sempre come prima opzione il suo centro. Merlo intanto chiama il blocco di Susini, poi si spazia per il tiro che è corto, ancora in filo al rimbalzo favorito da una buona tenuta il diretto avversario di Alessio Sabia. Benincasa zingarata in mezzo all'area, sbaglia Sabia, sbaglia il tapin, poi viene trattenuto al rimbalzo, arriva il fallo che è il quarto di squadra di Legnaia che lo manderà in lunetta per due tiri liberi. Vediamo il fallo, è il primo di Sacchellario che lascia il parquet per l'esordio di Tommaso Baldasseroni, giovanissimo, classe 2005. E intanto Sabia ha due opportunità in lunetta, intanto il cambio che vede in campo Marco Menconi e fuori Tommaso Bacci, probabilmente entrerà Iozzi per Sabia visto che era già sul cubo dei cambi precedentemente ma non ha ancora fatto il suo ingresso in campo. Sorpasso Mezzana con il primo di Savionis a segno. Due su due. Bravo Alessio Sabia che lascia il campo per Andrea Iozzi. 15-13 Mezzana. Primo vantaggio di due punti per i biancoverdi. Adesso per un attacco Legnaia con Scampone che mette a posto i suoi, chiama il blocco di Susini, Scampone si butta dentro, tiene bene Menconi, in angolo c'è Merlo, va al tiro, è corto, rimbalzo di Empilo ancora, Empilo che poi si butta dentro, poi si affida a Pannini per mettere ordine, sembrava quasi ci fosse l'opportunità per andare fino in fondo, Pannini vede adesso un pertugio, ci si infila, fa la sporcata dalla difesa che chiude l'area e devia il pallone sul fondo, 14 i secondi che rimangono per chiudere l'azione. Ora Pannini, Benincasa, segna Menconi, prova a buttarsi dentro, scippato del pallone da Scampone, Susini nel traffico, arriva un bel pallone per il rimorchio di Merlo, parità 15-15. Marco Menconi, Pannini, parità 15-15. Pannini per Benincasa che vorrebbe darla a Iozzi in post basso, fallo di Scampone che manda Iozzi in lunetta perché c'è bonus e quindi saranno due liberi per il primo fallo personale di Lorenzo Scampone per Iozzi, intanto esce Benincasa e torna Bacci.
Quindi rotazioni piuttosto accorciate in casa Menzana per le tante assenze. Intanto si lamenta con i suoi Zanardo. Probabilmente anche per questo fallo, eccessiva pressione su Iozzi, lo manda in lunetta. Iozzi a freddo va subito a segno dalla lunetta, 16-15 Menzana. Due su due per Iozzi, più due Menzana, 17-15. E adesso 90 secondi per chiudere il primo quarto. Tanto Pinarelli con il numero 2, nuovo entrato, c'è anche il numero 9 Baldinotti, Susini per Baldinotti ancora. Baldinotti prova ad attaccare, il contatto con Bacci è falloso, è il secondo fallo di Bacci, credo. Eh sì. Secondo di Bacci e quindi Bovo in campo. È il secondo fallo già nel primo quarto di Tommaso Bacci. Rimessa Legnaia. Pallone per Pinarelli. Pinarelli sul blocco, va a scaricare poi dopo la presentazione. Sfugge il pallone di mano a Pracchia. In angolo Baldinotti. A segno con la tripla. Menzana che torna in attacco, attaccato l'ultimo minuto sotto di una lunghezza per la tripla di Baldinotti. Empilo fa saltare diretto avversario, poi deve tirare alzando la parabola, gran canestro di Empilo. Menzana che torna avanti di uno, 19-18, ultimi 40 secondi del primo quarto, tanti giovani in campo per Legnaia, ma uno di questi Baldinotti, quando si possa definire giovane, uno del 99 a questo livello, va a segnare la tripla. Adesso il fallo di Iozzi, è il quarto di squadra, speso bene direi, non sul tiro. Tanto rientra Merlo per Susini, va a avere magari un esterno in più. Intento piccolo per Legnaia. 3 out per Vinella che a questo punto vuole aggiustare le cose in campo e vuol parlarci su, visto il quintetto atipico schierato da Zanardo in questa fase, questo probabilmente in questo ultimo possesso Legnaia, offensivamente parlando. In questo primo quarto, 19-18 Menzana, che è partita non in modo molto forte, ha dovuto subire un primo break in avvio dall'Olimpia di Gnaia, però poi ne ha piazzato uno importante per riportarsi in vantaggio dal 4-10 a sfavore. E poi la partita che si sta sviluppando abbastanza in equilibrio. Riparte con la rimessa dal fondo per l'Olimpia Legnaia. Affidata a Pietro Pinarelli. Messa per Merlo, sul quale c'è Bovo. Merlo prova ad attaccarlo, lo porta sull'aiuto di Empilo. Infrazione, piede sulla linea laterale di Brando Pracchia. Palla persa dunque, allora anche Binella vuole il cambio. Fuori Empilo e dentro Bacci per avere anche lui un tiratore in più. Questi ultimi 18 secondi che la Menzana presumibilmente gestirà con un tiro
al limite dei 18. Menconi a portare palla. Ultimi 10 secondi adesso, Pannini. Blocco di Iozzi. Bovo, c'è spazio dal gomito, fuori misura il tiro di Bovo, c'è Bacci che ci prova ma fuori tempo massimo. 19-18, finisce il primo quarto di questa partita. Buona Mezzana che è riuscita a recuperare dopo la partenza d'handicap e adesso la partita è punto a punto, lì la regia per un break. Eccoci di nuovo, squadre che stanno per tornare in campo, già lo sta facendo l'Olimpia Legnaia, che finché è rimasto in campo Eraldo Nicosci ha sicuramente avuto un vantaggio piuttosto consistente sotto le plance, con l'ingresso, con il secondo fallo di Nicosci le cose sono ovviamente cambiate perché perso una pedina importante sotto il canestro, quella pedina che poi la Mezzana non ha oggi perché non c'è Dorin Buca. E intanto diamo il benvenuto al palaestra a Francesco Barbucci. Buonasera a tutti, ciao Ale, buonasera. Dicevo, Legnaia che sicuramente finché vista l'altezza che non conosciamo, ma insomma si vede a occhio nudo facilmente, nel numero 34 dell'Olimpia Legnaia, nella prima parte della prima fase del match, la prima metà del quarto appena disputato, sicuramente Legnaia ha avuto un vantaggio importante nonostante che Sabia abbia tutto sommato ben giocato la sua partita, insomma i centimetri sono quelli che sono. E intanto buona azione che però non viene conclusa da Marco Menconi con un canestro, Mezzana veloce in attacco, non arrivano però i due punti a buttarsi dentro e scaricare Pinarelli, poi prova l'incursione Merlo nel traffico, brutto scarico e buon recupero di Edoardo Pannini che va adesso ad affidarsi in punta a Duccio Benincasa, poi Menconi prende l'iniziativa, palla in angolo per Bovo, vuole attaccare Bovo, pallone a Iozzi, 5 secondi, Iozzi preciso, ottimo, 21-18. Molto bravo Iozzi qui a girarsi, a rilasciare il polso docile, intanto Menconi sporca la palla a Pinarelli, rimessa laterale per Legnaia con 3 secondi per passare la metà campo. Mezzana sì, ha trovato la soluzione buona con Iozzi dal posto e con la virata ha trovato il canestro del più 3, vedremo ora se Legnaia riuscirà a superare la metà campo. Pallone sporcato, buon raddoppio, ma la palla arriva comunque al numero 6 che sbaglia, numero 6 Pracchia, extra possesso ancora un attacco, Bovo spende un fallo, tutto sommato non un cattivo fallo perché la difesa era veramente piazzata alla bella e meglio e quindi vista la concitazione dell'azione bene potersi schierare. Sì, direi grave errore anche in attacco di Legnaia che 2 contro 1 non è riuscito a trovare una soluzione da concretizzare. È messa al fondo per gli ospiti con l'uscita dai blocchi di Baldinotti, esce poi colui che ha eseguito la rimessa Pinarelli,
ma cosa Iozio col pick and roll prova ad attaccarlo, vista la differenza di ruolo. Nonostante questo Iozio tiene molto bene, palleggia molto Pinarelli e fino in fondo scarica il pallone battuto a Pracchia. Bovo la sporca e la fa cadere nei piedi proprio di Pracchia. Molto brava la Menzana, molto bravo Iozio a difendere e a contenere un non pari ruolo, e nuovo possesso per la Menzana. Eh sì, Menzana che si deve adattare oggi perché insomma la coperta è piuttosto corta. Vediamo a fondo campo Tognazzi e Milano che ancora non possono veramente giocare, manca anche Dori in buca. Intanto il fallo, secondo di squadra. Grave errore di Bovo perché non c'era mai un angolo di passaggio per passarla in post, era in guardia e qui il difensore ha sempre una posizione di vantaggio nel marcare il post basso, e quindi è arrivata la palla sporcata. Intanto rientra Rick Empiro al posto di Pannini, e forse si vede anche il fatto che Bovo non è uno che quei passaggi li esegue quanto invece è uno che li riceve, e infatti si è visto qui che ha peccato un po' di esperienza. Giusta notazione, il fatto di adattarsi nei ruoli comporta anche questo tipo di difficoltà. Pressione di Marco Menconi su Pietro Pinarelli, poi parte Del Secco in angolo, Merlo liberissimo e trafigge dall'angolo con la tripla, 21-21, specialità della casa per Lorenzo Merlo. Intanto Iozzi pallone avventuroso, Del Secco non si fa pregare per andare a realizzare in contropiede il nuovo vantaggio Legnaia, 21-23. Tanto bene in casa il pallone, gli arbitri non hanno visto, vediamo, si consultano, lo sul fondo non ha visto, la metà campo forse sì, ha avuto un'impressione, quindi palo limpio a Legnaia. Sì, Pinella chiama subito minuto, inevitabile, terzo attacco che la Menzana getta al vento, da quell'altra parte invece è concreta la Legnaia con 5 punti all'attivo e un attacco che ora può far incrementare maggiormente il parziale. Parziale momentaneamente di 5-0, Menzana più che altro è molto disordinata in attacco, non riesce ad avere idee. Abbiamo visto il penultimo possesso con Iozzi, ha provato un passaggio dal post all'angolo opposto, una linea di passaggio molto difficile perché parecchio trafficata, infatti il passaggio non è arrivato a destinazione, mentre nel caso dell'ultimo possesso passaggio a Benincasa era ben marcato, ben anticipato, e la palla poi è carambolata a lui come ultimo tocco. Di fatto sono 3 possessi in cui la Menzana non solo non segna ma proprio non costruisce. C'è anche da dire che manca il centro di ruolo e quindi è una difficoltà in più da dover gestire, a cui si devono adattare i ragazzi di Pinella, e quindi qualche difficoltà la possiamo attribuire anche a questo tipo di assetto. Naturalmente Pinella che ha già esaurito i 2 time out a disposizione nella prima metà di gara, li ha entrambi invece Riccardo Zanardo. Sulla sponda giallo-blu di Legnaia che rientra in campo così come fa la Menzana. La rimessa Legnaia dunque affidata a Merlo. Baldasseroni, pressione di Menconi, Baldasseroni ancora con il palleggio vivo, va senza rischi da Pracchia, poi Merlo, Pracchia vuole il lob per Del Secco, arriva la chiusa di Benincasa, scarico sull'altra parte per Zacchellario che sbaglia il tiro dall'angolo, apertura di Benincasa per Menconi che prova ad incunearsi, lo fa e poi va fino al ferro, guadagna un fallo. Bravissimo perché la difesa era schierata e contro tutti e 5 si è buttato dentro trovando sempre il sentiero verso il canestro, non ha forzato a mio avviso perché la strada l'aveva vista e non c'era bisogno di scaricare, in quanto nessuno dei 5 difensori davvero si era imposto con il fisico sulla sua linea di penetrazione. Quell'altra parte è importante l'aiuto di Benincasa che ha evitato 2 punti facili Legnaia. Segna il primo libero Menconi, la Menzana si sblocca dopo tanto tempo, sbaglia però il secondo, rimane 22-23 il parziale di questo dopo 13 minuti di gara, con Legnaia che gestisce il nuovo possesso, lo porta fino in fondo il numero 4
Baldasseroni e la palla intanto si arrampica dal tabellone al ferro, due punti in più per le legnaie. Sì, un po' fortunato, intanto Menconi va direttamente fino in fondo, sbagliando questa conclusione, sfortuna da una parte e fortuna dall'altra, fatto sta che rimane il più 3 legnaia. E Sachellario va con il lob a servire capitan del Secco e ne nasce il più 5 per Legnaia. Eh sì, Iozzi si deve completamente perso, non un momento positivo per il numero 6 biancoverde da entrambi i lati del campo. Zane prova ad attaccare, non viene in casa, il blocco di Empilo, viene in casa, si palleggia un polpaccio, brava la difesa comunque a tenerlo a bada, da quell'altra parte va fino in fondo Legnaia a subire il fallo da sotto con il suo numero 4 Baldasseroni. Saranno due tiri liberi, bene in casa qualcosa da ridire agli arbitri che non sono del suo stesso parere. E intanto arriva il cambio, esce Bobo, entra al suo posto Edoardo Pannini, è il primo fallo intanto di Marco Menconi, quello ai danni di Baldasseroni che lo manderà in lunetta. Legnaia di fatto è sul più 5 con la possibilità di volare anche sul più 7. Eh sì, peccato perché Menconi aveva avuto una buona difesa, è difficile tenere molto bene la posizione in quel tipo di contatto in velocità in altezza. Non era un contatto a terra ma era un contatto in alto. Intanto esce anche Iozzi al posto di Sabia, quindi torna un centro di ruolo, sì, al posto di Andrea Iozzi. Intanto sbaglia Baldasseroni il primo di due liberi a disposizione, realizza il secondo, sono due possessi pieni di vantaggio per Legnaia, 22-28, un po' come il 4-10 da cui eravamo partiti. Bene in casa, prova ad attaccare, non c'è spazio ad andare dentro, allora alza la parabola, stavolta la fortuna aiuta l'audace Duccio e quindi 24-28. Sì, per due canestri consecutivi ha aiutato Legnaia, il ferro in questo caso anche dall'altra parte è buono con il tiratore. Intanto da quell'altra parte Legnaia prova la tentazione di Baldasseroni ad aiutare Sabia, Baldasseroni sbaglia il tiro, il tapin è di Nicoci che schiaffeggia la palla che entra, torna al più 6 di Legnaia. Nicoci in quella situazione è difficile da arginare, perché Sabia riuscisse a tenere la taglia fuori più lontano dal ferro, ma non è semplice. Arriva il secondo fallo di Sachellario e dell'Olimpia Legnaia a 5.32 dall'intervallo lungo, con il più 6 Legnaia. Pensano in attacco, Empilo si stacca, Empilo crea spazio per Benincasa, Sachellario gli sporca il tiro, Sabia recupera un pallone importante ma sono 3 secondi che deve gestire, Sabia deve tirare, c'è il fallo che è forse il terzo di Nicoci, vediamo, no, è di Sachellario, è il terzo di Sachellario. Già sa che deve essere cambiato e torna a scampone. Sì, Sabia astuto a trovare intanto la via libera tra due giocatori, non semplice specialmente per un centro. Soprattutto mi sembra che non da poco, che avesse perfettamente l'idea che stava per scadere il tempo, e per un lungo non è davvero poca cosa. È vero, ma ha gestito, anche, gold, ha gestito anche molto bene il piede perno nel cercare o il compagno libero o lo spazio libero in cui buttarsi, così è stato. E poi per me è anche sciocco, no? Un po' il fallo di Sachellario, tanto perché il terzo e poi perché regali, no? Due liberi ad un centro che era fuori equilibrio a scadere dei 24, 1-2 per Sabia, il rimbalzo è difensivo ma c'è un fallo del numero 18 ai danni di Benincasa, numero 18 del Secco, capitano, è il secondo fallo personale, ma soprattutto Legnaia perde un altro possesso. 14 secondi, rimessa dal fondo per la Menzana che da almeno 5 può avere l'opportunità di tornare ad un possesso di distacco, rimessa affidata a Bacci. Bacci per Menconi che prova ad orchestrare questo possesso, prova a incunearsi, va ancora a subire fallo, stavolta la scampone credo. È la grande veemenza in presenza di Menconi con un buon controllo del corpo tutto sommato. Induce gli abiti al fischio con tanto per dire quanto conta la convinzione in quello che fai, sì, in questo sport. Ma poi direi anche non è da tutti gli arbitri fischiare 3 falli consecutivi quando, nonostante ci siamo tutti e 3, diciamo anche così, qui il fallo era sacrosanto, si era visto anche Baldasseroni aveva abbassato le mani. 2-2, finalmente un 2-2 per la Menzana, 2-2 per Marco Menconi, la Menzana torna a meno 3.
dimezzato lo svantaggio di 6 lunghezze e stiamo per superare la metà del secondo quarto. Scampone, cerca di seminare Bacci, duello fra i numeri 55, poi grande Nicosci che pesca sulla linea di fondo, capitano del Secco che realizza il più 5 per Legnaia. Sì, bravo Nicosci, Menzana però un po' addormentata a lasciare l'uomo libero da sotto quando il canestro deve essere la primaria cosa da proteggere. Sabia si fa spazio da sotto, brava falsata di Nicosci. Nicosci però con le sue braccia ostruisce la visione del canestro. Dall'altra parte Legnaia parte con Scampone, scarica verso tiro da tre punti di Baldasselone che va fuori e poi però ci pensa Nicosci con i suoi metri a raccogliere la palla e a segnare e ad aggiustare quelli che sono i 7 punti ora di distacco tra le due squadre. Nuovo possesso Menzano Menconi. Sarà che deve segnare con maggiore continuità Bacci, la difesa che collassa su di lui. Pannini, c'è spazio per andare dentro, alza la parabola, gran canestro da capitano. 29-34, 4 minuti. Molto bravo, mano docile per il capitano. Ora è Scampone che porta la palla, palleggia questo tiro dal gomito lasciato libero, arriva l'errore del numero 55 e poi commette un fallo ingenuo perché Legnaia con quella sequela di falli aveva speso il bonus e ora andrà in lunetta ben in casa. Ha qualcosa da ridire infatti anche Zanardo, il coach di Legnaia a Scampone. Esce Baldasseroni, entra il numero 9 Baldinotti, ma da quell'altra parte siamo con i due liberi di ben in casa, liberi importanti per dare quella continuità di cui parlavi che la Menzana deve avere con il canestro, e ora è il caso di dare valore anche al canestro precedente di Pannini e portare avanti il parziale. Anche perché la Menzana in attacco fa un po' di fatica perché effettivamente Legnaia chiude bene l'area, quando sei specialmente Nicosci è difficile andare a tirare contro di lui, e dall'altra parte trova buona semplicità nelle conclusioni, 1-2, quindi 4 punti di svantaggio per i biancoverdi con Scampone, pressione, fallo netto di Scampone, l'attacco che allontana Pannini, davvero evidentissimo, ingenuità di Scampone, terzo fallo in un amen, e ancora Menzana che recupera il pallone. Sì, Scampone ha perso un po' la lucidità, questi sono falli da non commettere assolutamente, un altro possesso perso. Tutti i fattori devono essere colti e concretizzati dalla Menzana per allungare un parziale, diciamo i presupposti ci sono tutti, serve il canestro, serve continuare a segnare, la Menzana prova a farlo con Menconi. Menconi viene in casa, poi Pannini dall'altra parte prova a incunearsi ma la difesa in aiuto lo fa desistere. Bacci frontale sul ferro, rimbalzo di Pannini, attacco che salta altissimo. E allora si torna ad impostare, ancora Pannini, ancora lo scarico in angolo, Bacci da tre punti, la tripla di Tommaso Bacci per il meno uno. Importante, molto bravo Tommaso a riconoscere che nonostante un errore appena fatto c'era la possibilità di tirare, per un tiratore è fondamentale trovare canestro che gli dà fiducia, meno uno Menzana. Tre minuti adesso per chiudere questa prima parte di gara. Nicosci arriva, Menconi gliela ruba, grandissimo aiuto di Marco Menconi e furto del pallone. Menconi trova la strada chiusa, allora va a scaricare, stavolta non benissimo ma non riesce a salvarla il giocatore con la maglia numero 7 Lorenzo Merlo, e allora il possesso rimane Menzana. Peccato in un battibaleno Menconi è sbuato dal nulla a rubare la palla a Nicosci e andare di là. Menzana con un parziale aperto e con la possibilità, quasi il dovere di dover incrementarlo per tentare addirittura il sorpasso a questo punto sul 33-34. L'arbitro lascia la palla a Pannini per cominciare la rimessa, ma i giocatori non fanno partire lo smarcamento. Benincasa raccoglie una palla difficile per la posizione del suo difensore del Secco, che però commette il terzo fallo personale anche lui. Legnaia sta un po' troppo abusando dei contatti fisici. Tutto questo comunque fa bene alla Menzana. Ogni fallo, ricordiamo che è un viaggio in lunetta, ma soprattutto Legnaia sta cominciando ad avere diversi in referto con tre falli e potrebbe essere un problema perché manca ancora 22 minuti e 43 secondi. Sì, è roster lungo, 12 a referto, sicuramente è da gestire però la situazione, ma sinceramente mi sembra un'ingenuità che una squadra che punta in alto nella C-Gold non dovrebbe commettere, lo dico neutralmente, poi se li commette sono contento visto che ovviamente parteggiamo per la parte bianco-verde, ma mi sembra abbastanza grave. 1-2 di Benincasa,
e quindi solo parità. Ma la mezzana è tornata lì dal meno 6 al 9.34 pari. Del secco per Baldinotti. Nicosci ancora, stavolta pallone di ritorno però è lungo, chiude bene la difesa. Pannini apre per Benincasa che si butta dentro, scaricano Luc per Pannini che va alla tripla sul ferro. Del secco scarica per Baldinotti, riparte in attacco, il tiro è corto e riparte la mezzana. Riparte la mezzana con la possibilità di un contropiede, anche se Pannini rallenta un attimo le manovre chiamando anche calma. Sabia dal mezzo angolo, va nell'angolo opposto da Menconi, che è libero a tre punti! La tripla che serviva alla mezzana, perché completa un parziale incredibile, ed era quella che non era entrata Pannini nell'azione precedente, era pronto a saltare, non lo ha fatto nell'occasione, Pannini lo fa nell'azione successiva. È inevitabile il time out chiamato da coach Zanardo, sponda Legnaia, più 3 Menzana. Non dimentichiamo che qualche minuto fa era sotto di 7 lunghezze, 27-34, quindi è un 10-0 di parziale. Eh sì, 10-0 di parziale, lo stavo per dire, effettivamente la Menzana che nonostante qualche errore ai liberi, quindi poteva anche essere più consistente, però comunque l'errore è una percentuale soddisfacente. Direi che è una mezzana che ci mette qualcosa in più e anche un assetto più standard, e quindi è una mezzana più affidabile. Sì, sì, sicuramente. Riguardiamo un attimo le statistiche: nel primo quarto mezzana con un 6-6 a tiri liberi, ora in questa frazione di gara è arrivato qualche errore, ma insomma sì, diciamo sono comunque anche in questo frangente sono tiri liberi e devono essere segnati, perché ovviamente incrementano quello che è un parziale aperto. Vedremo Legnaia come rientrerà dal timeout. Sicuramente la Menzana deve stare attenta, perché i timeout servono proprio a questo, a fermare le inerzie a favore, e qualsiasi episodio qui può essere decisivo per cambiare la rotta, per far cambiare la rotta al parziale e all'inerzia. Comunque applausi del palaestra al rientro dei giocatori in campo, quintetto logicamente invariato per coach Biniella, che ha funzionato questi ultimi minuti di gara. 37-34, rimessa affidata a Baldinotti per il nuovo possesso degli ospiti. Baldinotti per Pinarelli, che cerca di leggere la pressione difensiva dei biancoverdi, vanno ancora per Baldinotti, ora Pinarelli. Pinarelli che aspetta il piazzamento dei compagni del secco. Difesa della Menzana che non dà grossi punti di riferimento. Sabia riesce ad intuire il pallone diretto a Del Secco, palla recuperata. Menzana che è ancora lì con l'inerzia in mano del match, possesso importante in attacco. Ultimi 80 secondi della prima metà di gara. Sabia, duello con Del Secco, il semicancio a segno, 12-0. Molto bravo Sabia, è lui che ha rubato la palla in precedenza, è lui che segna 2 punti di là. Questo momento di partita porta la sua firma. Attacca Legnaia con Merlo e Baffi in fondo, fallo fischiato a numero 55 Bacci, è il terzo personale, questo non è una buona notizia. Fallo sul gomito, non sul tiro, ed era l'ultimo fallo che la Menzana poteva spendere non in bonus, quindi dal prossimo saranno liberi. Anzi no, il fallo non è stato fischiato a Bacci, è stato fischiato a Benincasa, quindi sospiro di sollievo anche per Biniella, e il secondo comunque di Duccio. Ultimo minuto con entrambe le squadre in bonus, e ora rimessa al fondo per Legnaia. Eh sì, buona notizia, perché il terzo fallo di Baggio sarebbe stato sicuramente non semplice da gestire. Baldinotti per Pinarelli, blocco di Del Secco, Pinarelli lavora dal palleggio, va a servire Merlo che attacca Bacci, poi Baldinotti, la tripla di Baldinotti al bersaglio, e chiude il parziale e dà fiato alla Legnaia. Sì, dà fiato alla Legnaia, ma magari può dare anche fiducia per questi ultimi 40 secondi. Difesa di Legnaia su Menconi, si smarca Pannini in ala destra, cerca Sabia ma lo difende bene il suo uomo. Bacci palleggia, adesso tira a 3 punti per annullare la precedente tripla di Legnaia, ed è così la sua mano letale in questo secondo periodo. Ultimo possesso nelle mani di Legnaia, 42-37. Ancora più 5 Menzana, con gli ultimi 16 secondi quasi coincidono i due cronometri. Sta per pestare la riga di metà campo Pinarelli va a servire Merlo, va pulitissima la tripla, di nuovo si avvicina Legnaia e si chiude qua
con il 42-40, ma Menzana in vantaggio in entrambi i quarti, più uno più uno. Sì, un po' di amarezza per quest'ultima, tripla, ma comunque è una Menzana che piace, che convince, deve trovare la concretezza e la continuità, perché questi due quarti abbiamo appena visto devono essere sicuramente ripetuti, dando anche qualcosa in più. Tripla che dà la doppia cifra doppia cifra realizzativa a Merlo, unico appunto ad essere in doppia cifra con 10 punti. Dall'altra parte, in casa Menzana, c'è un certo Alessio Sabia con 9, fondamentale sin qua. 42-40, per i commenti ci sentiamo tra poco, intanto linea alla regia per un break. Di nuovo dal Palaestra nell'intervallo di questa terza giornata, con la partita sinceramente in equilibrio. Menzana che ha avuto l'inerzia del match in mano, che le ha consentito di tornare pienamente in partita, aver subito il nuovo break in avvio di seconda ripresa, un po' come era successo nel primo quarto. Però Menzana che poi alla fine, come dicevo, ha vinto il quarto di uno e quindi è un più due, 42-40. Sì, questa Menzana diciamo che ha subito un parziale al quale però ha risposto in modo molto convincente. Sicuramente i tiri a tre punti con i quali la Menzana sta sempre più trovando fiducia sono quelli che innescano, no, la miccia per poter prendere il vantaggio in un parziale e poterlo allungare. E è una Menzana questa che tranne in quei momenti di blackout che abbiamo visto in cui Legnaia ha aperto il parziale è veloce, è dinamica, crea e libera anche spazi a compagni che siano Menconi, Pannini o Baci per un tiro da tre punti. Poi è logico, se entra è tutto un effetto domino che ti riporta l'inerzia dalla tua parte, e non è un caso se è arrivato un 10-0 di parziale che ha consentito alla Menzana di fatto di chiudere anche il secondo periodo in vantaggio. Come detto, due formazioni che cercano con voglia, grande voglia, la vittoria, perché sono già due partite di campionato, non è arrivata la vittoria, che fosse un po' di sofferenza nelle prime gare specialmente per i biancoverdi lo sapevamo, era da mettere in preventivo anche per l'adattamento alla categoria di tanti effettivi biancoverdi, tra l'altro con clienti non semplici, perché Legnaia sì, anche lei a quota zero e quindi anche lei è vogliosa di vincere, ma una squadra che non sarà accorazzata come la Spezia, ma è una squadra che era attrezzata quantomeno per fare un salto importante di qualità nel girone C-Gold toscano. Sì, hai sempre sottolineato te che questo è un girone spezzato in due, e quindi è normale che le squadre quando affrontano altre compagini con la quale se la possono giocare, c'è anche quella voglia, no, in più di vincere, perché sai che le occasioni per vincere non ci sono tante. E la Menzana, penso, così come Legnaia, abbiamo visto una partita a sprazzi, a parziali, proprio per questo motivo, perché quando trovi la convinzione, la voglia di vincere è un momento positivo, però devi anche essere capace a subirlo. In questo caso ovviamente l'augurio è che quello della Menzana e del Palaestra, no, riesca a dare quell'apporto in più per fare in modo che questa partita finalmente possa essere la prima vittoria. Eh sì, ci vuole un supporto
sicuramente importante anche del palazzo, visto che è un fattore, giocare in casa può essere un fattore importante. E dunque Mezzana che sta per adesso lì in partita con Legnaia, con buona distribuzione come al solito dei punti, e quindi una Mezzana che sicuramente prosegue nella striscia sin qua di crescita, di miglioramento rispetto alla gara di La Spezia. Sì, guardavo anche la colonna dei falli, la Mezzana che ha due falli con Bacci, Bovo e Benincasa, allarme falli un pochino più consistente a Legnaia, che è lunga come squadra, però i falli sono tutti concentrati in cinque ragazzi, due sono con due falli, tre con tre falli, pesa tanto questa statistica quando mancano ancora 20 minuti. Sì, dicevi anche te giustamente, la Mezzana di punti sono distribuiti, ma è sempre stato così, non è una novità. Assolutamente, sì, questa è una squadra che ovviamente non ha primissime punte, ma ha sicuramente responsabilità offensive piuttosto condivise, e questo delle volte è un vantaggio, delle volte può essere anche uno svantaggio, perché avere un go-to guy affidabile può essere delle volte un fattore importante salendo di categoria. È chiaro che mancando poi Tognazzi, che è un po' un terminale offensivo di riferimento, sicuramente la Mezzana deve fare di questa caratteristica ancora di più necessità virtù, passami questa strana rima, però è effettivamente così, perché è chiaro che la coperta in questo caso è corta. Non so che tipo di contributo potremo aspettarci nel breve periodo, breve nel nulla, nel medio periodo da Niccolò Lazzari, che è entrato a far parte del roster biancoverde, ma prima di tutto deve risolvere qualche problemino, credo al ginocchio, e problemino al ginocchio, speriamo anche che lo risolva presto Dorin Buca, perché lui sì che dobbiamo farci affidamento al più presto. Sì, tornando a Lazzari, una parentesi, mi ha fatto piacere quando Binella mi ha personalmente detto che Lazzari voleva a tutti i costi venire alla Mezzana, e questo secondo me significa anche tanto, perché quando è molto determinato a voler rientrare, a voler debuttare il prima possibile, e questo sicuramente può aiutare anche la ripresa e accorciare i tempi di recupero. Sì, soprattutto sa che qua può essere seguito, visto che lui deve anche fare i trattamenti, credo, e quindi per recuperare al meglio il problema fisico che ha avuto, e quindi si è affidato allo staff biancoverde anche per la, come dire, l'affidabilità che ha visto in questo tipo di staff, e questo sicuramente è segno di una buona organizzazione di base. Sembrano banalità, ma non lo sono quando vuoi competere nello sport, ed è una cosa che giustamente va sottolineata, perché mancheranno tante cose in casa biancoverde, ma questa sicuramente non manca, ed è molto importante, ed è un qualcosa che deriva anche dagli anni più fulgidi che abbiamo vissuto recentemente. Andiamo a concentrarsi sulla partita che vede in campo anche Andrea Iozzi, che era stato squalificato dopo l'espulsione alla Spezia, ma ovviamente era una giornata e quindi condonabile, o meglio commutabile in sanzione pecuniaria per l'espulsione appunto dal campo. Tecnicamente era un'espulsione per non aver allontanato, cioè per una squalifica per non aver allontanato il campo immediatamente dopo l'espulsione nell'occasione della sfortunata trasferta della Spezia, sfortunata in questo senso, perché poi che fosse una partita impossibile da vincere lo dicevano le differenze di roster, no? Sì, sicuramente, ma diciamo, di queste partite non devi tanto guardare il risultato quanto le prestazioni, e secondo me la Mezzana ha giocato una buona prestazione alla Spezia. Abbiamo visto anche il carattere e l'animo con cui ha principiato, no? Il primo quarto è stato davvero molto molto bello, molto bello da vedere e divertente. Logico che dovevi sfidare anche un po' la Spezia al tiro. Sei stato fortunato nei loro errori, ma insomma avevi interpretato molto bene l'inizio, poi logicamente più vai in là più
le differenze di qualità e di esperienza si vedono, e quindi è arrivata una vittoria per la Spezia aspettata, ma insomma la Menzana ne è uscita a testa alta ed è quello l'importante. Squadre che stanno guadagnando la strada verso le proprie panchine, e dunque che squadre che stanno preparandosi per disputare il secondo tempo. Intanto però non so il motivo per cui Augusto Mattioli, uno dei fotografi presenti, fosse a colloquio con gli arbitri a metà campo. Adesso si torna, il buon Augusto, istituzione a Siena, penso sia davvero conosciuto da tutti, spesso anche con la anche sua, perché credo abbia fatto fotografia. Scuola a quasi tutti, certo. È stato professore di ginnastica, di fisica, ora è lì in mezzo alla panchina Legnai a fare la foto al time out, al colloquio, no, di coach Zanardo con i suoi. Grande Augusto, 42-40, si riparte. Nel quintetto Menzana già schierato, Benincasa, Menconi, poi vedo Bacci, Empilo e Iozzi, quindi non è quello iniziale. In casa Menzana e in casa Legnaia invece vedo Baldasseroni, ho sbagliato nominativo, vedo Pracchia, vedo Baldinotti, numero 9, e con il numero 2 Pinarelli c'è Nicosci, e poi abbiamo Merlo. Dicevo, immagino tu abbia già sottolineato la presenza di Marco Armellini nella panchina di Legnaia, sì. Vecchia conoscenza menzanina, mi è venuto in mente perché è stato proprio lui andare a salutare, a dare la mano a Augusto quando, dopo le foto al, sì. Marco Armellini per il secondo anno, è chiaro che ha passato diversi anni qua a Siena, ha avuto anche una parentesi di un anno al Costone come responsabile del settore giovanile. Poi il responsabile del settore giovanile ha anche detto che Riccardo Caimi, il terzo assistente, è una colonna per tanti anni a Synergy in Valdarno, e poi adesso ha avuto questa nuova avventura come responsabile del settore giovanile dell'Olimpia Legnaia. Società ambiziosa, intanto Merlo va a forzare la tripla che non va, buon rimbalzo di Iozzi che apre per Menconi. Menzana che prova subito ad aggredire l'avversario, tripla di Bacci a segno, sono 9 per lui ed è più 5 Menzana. Sono 9, non è un caso che sia un multiplo di 3 triple per il numero 55 biancoverde. Bravo anche Menconi a metterlo nelle condizioni ideali per segnare la lunga distanza, più 5 Menzana, attacca quindi Legnaia, c'è un contatto tra Iozzi e il suo uomo Baldinotti, si va però per l'altra parte del campo dove Merlo sbaglia un appoggio al un tiro alla media cercando di alzarsi sul tabellone ma senza risultati. Benincasa prova un tiro veloce da 3 punti, arriva l'errore. Benella comunque è contento del momento offensivo della Menzana che ora è richiamata alle armi difensive. Possesso offensivo Legnaia, sporca Bacci il pallone che Pinarelli tendeva a dirigere a Merlo. È chiaro che sono fuori i due principali punti di riferimento, ovvero Sacchellario e Del Secco, per 3 falli, così come Scampone sta risparmiando Zaccardo e quindi sta giocando con un quintetto fatto anche di seconde linee in cui spiccano però Lorenzo Merlo e Nicosci, cercano di dialogare i due ma sbagliano, e allora Impino va in attacco, poi a rimorchio c'è Menconi che concretizza il più 7. Buon break Menzano. Bravo Impilo a correre, a costringere la difesa ad andare verso di lui e poi ad avere gli occhi dietro la testa per servire Menconi dietro di lui in corsa. Altri 2 punti Menzana, più 7 biancoverdi. Rischia, o perlomeno era consapevole di essere lo scadere degli 8 secondi mentre passava da campo Pinarelli. Adesso Baldinotti chiuso, è pericoloso da 3 punti e ci sono i 3 secondi. Si è addormentato in aria Brando Bracchia e dunque buon recupero Menzana. Sì, non so addirittura se sono stati fischiati a Pracchia o a Nicosci, perché entrambi erano in area e il fischio è arrivato anche prima che la palla arrivasse a Pracchia. Effettivamente, insomma, fatto sta che Legnaia perde un altro possesso, rimane a 40
Baci addirittura prova lui, ma poi c'è sentito da tre punti, questo forse è un po' forzato, arriva l'errore, neanche colpisce il ferro, chiede scusa comunque a Compagni, ma c'è da difendere da quell'altra parte del campo con Pinarelli che porta palla, aspetta il movimento dei Compagni, non c'è, allora deve continuare al palleggio vivo a buttarsi dentro lui, marcato da Baci, Baci lo contiene ai limiti del fallo, ma non c'è il fischio arriva dopo, quando Iozzi prova a strappare la palla dalle mani di Nicoci e evidentemente prende le braccia più che la palla. Peccato perché Baci era riuscito a non commettere fallo costringendo all'errore Pinarelli. Pinarelli lascia il campo, rientra al suo posto Scampone, autore di due falli consecutivi in precedenza. Entra in campo anche Del Secco che rileva a Pracchia, rimessa al fondo verso Nicoci che con le sue lunghe leve la gestisce, sbaglia però l'appoggio, allora riparte Menconi in velocità, superiorità numerica della difesa, però Menconi se ne frega altamente, va fino in fondo, sbaglia ma si raccoglie lui il rimbalzo offensivo e sotto l'applausi del Palaestra c'è un nuovo possesso della Menzana. Sì, grande energia di Marco Menconi, si può sbagliare ma quando sbagli mettendo questa energia alla partita va benissimo. Baci non trova lo spazio per la tripla, allora bene in casa dal gomito, si alza, è corto il pallone purtroppo, allora Merlo va a recuperarlo, Menconi mette pressione su Scampone che cerca di scappare via, Baci terzo fallo, lo ferma ben avviato verso il ferro. Sì, Menconi diciamo non ha voluto fermarlo lui, l'ha lasciato a Baci e quindi si è trovato un treno perché a quel punto era a massima velocità Scampone ed è arrivato l'inevitabile terzo fallo, fallo del numero 55 ai danni dell'altro numero 55 e quindi esce dal campo Baci facendo rientrare in partita il capitano Edoardo Pannini. Siamo sempre sul 47-40, partita dinamica ma nelle ultime 3-4 azioni non c'è stato alcun canestro, attacca Legnaia e lo fa con Scampone, si trova libero da tre punti, rinuncia a un'opzione di tiro, si butta fino in fondo, sbaglia Nicoci con le sue leve, raccoglie il rimbalzo, Iozzi lamenta qualche spinta ma insomma due punti Legnaia. Si è lamentato anche Nicoci, più 5 Menzana dopo il canestro dell'Olimpia Legnaia. È un duello difficile per Iozzi che prende anche un colpo nel traffico, gli arbitri non se ne avvedono, adesso Iozzi contro Nicoci, semicancio sontuoso di Iozzi, penso avesse il cliente più difficile. Sì, sicuramente quando hai un avversario così alto con le braccia così lunghe è sempre difficile, ma bravissimo Iozzi qui, tantissime manate tra lui e Nicoci sotto canestro, l'arbitro non sta guardando, continua a gomitare, a dare le gomitate e alla fine arriva il fischio, direi, era già la seconda gomitata che il povero Andrea Iozzi aveva incassato da Nicoci, alla seconda è arrivata la sanzione, però non mi è sembrato, non ho visto la sanzione di fallo in attacco, ho visto rimessa laterale, però ora immagino l'arbitro vada verso il tavolo, non si spiegherebbe, no non è fallo. Ma no, la palla è persa lateralmente, non è laterale. Ah, mi ero perso tutta l'azione perché guardavo davvero il confronto sotto canestro, ma mi sembra davvero assurdo non fischiare un fallo in attacco con due gomitate nello zigomo ai danni di Iozzi, che magari lo aveva fatto anche accentuare, ma insomma le gomitate c'erano effettivamente state. Menzana che comunque torna in metà campo offensiva con proprio Iozzi in faccia a Nicoci, spara a tre punti, arriva la tripla del più 10, la Menzana è scatenata, Iozzi è scatenato con 5 punti consecutivi molto belli e quindi di nuovo difesa ma più 10 Menzana. Entrata agonistico e come si suol dire i dei del basket lo premiano, adesso va, non riesce ad arginare per due volte consecutive Nicoci che segna almeno 8, però ci prendiamo quanto di buono ha fatto Andrea sin qui, davvero importante. E adesso Menzana che è nuovamente in attacco con Pannini, Empilo ancora Pannini, 10 secondi, pesca bene in casa, extra pass per Menconi che si avvicina, alza la parabola, sbaglia, gran rimbalzo di Iozzi e Iozzi time a tutti gli effetti, 11 punti per lui, top scorer il Menzanino. Come ha ruotato la Menzana con la superiorità numerica in questo frangente, in questo attacco, la palla girava molto velocemente, era sempre in ritardo a difesa, non poteva chiudere con un canestro la Menzana del solito Iozzi. Da quell'altra parte però Legnaia rimette subito piedi per terra, Merlo da tre punti fa tornare i suoi a meno 7, siamo entrati nell'ultima metà del periodo, ultimi 5 minuti già cominciati con Pannini che sfrutta il blocco di Iozzi, si va da Empilo a 3 punti, Empilo non arriva il canestro, palla completamente fuori misura, Legnaia riparte cercando gli estremi per un contropiede, si va da Merlo a 3 punti, finta, poi tiro, errore,
ma da sotto Nicoci è solo che raccoglie e segna almeno 5, 5-0 di Legnaia. Stavolta rientra in velocità, adesso si schiera a zona 2-3 Legnaia. Empilo in post, gran palla per Iozzi, fuori per Mecconi, gran circolazione, Pannini fa saltare, poi scarica in angolo, Perduccio bene in casa, liberissimo, costruzione perfetta, tripla che era sacrosanta, davvero Mezzana impagabile in questa circolazione offensiva. Purtroppo palle due, ma è comunque un canestro che fa bene anche a livello mentale, perfetta l'azione per sconfiggere la zona. Pannini finta e va poi a scaricare l'angolo da bene in casa, da quell'altra parte arriva il fallo fischiato, non ho visto a chi, ma anche il tavolo mi sembra confuso, tant'è che arriva il richiamo agli arbitri per capire, per avere conferma del numero, perché anche noi non abbiamo visto conferma del numero 11 se non sbaglio. E in pilo, sì, ecco la conferma anche da parte dello speaker, il primo fallo per Ricca Empilo, ma è il terzo della Mezzana che a fronte di zero degli ospiti può essere un po' allarmante come statistica rimessa per Legnaia. Vediamo tanti attacchi alla zona rivedibile, vuol dire che il flottare di Ricca Empilo sulla linea di La Carità era perfetto per la 2-3, direi che infatti ne è nato un buon pallone per Iozzi che ha scaricato fuori. E intanto bruttissima notizia, perché arriva un altro fallo da Mezzana, è il terzo personale di Beni in casa ed è il quarto di squadra, Mezzana in bonus, Legnaia con zero falli, ultimi 4 minuti di gioco. 5-6-4-9, scampone, prova a seminare il panico, Iozzi in aiuto, lo ferma Merlo, scheggia il primo ferro, poi la palla deviata sfortunatamente da Iozzi, finisce fuori e regala un extra possesso a Legnaia, che non era stata molto incisiva al rimbalzo offensivo, ma si ritrova il pallone in mano. Eh sì, peccato perché Iozzi ha avuto solo il tempo di schiaffeggiarlo, era molto molto veloce, il suo colpo non ha fatto altro che accelerarlo fino ad uscire. Rimessa Legnaia con scampone che aspetta il blocco di Nicoci, Iozzi lì cancella la possibilità di passarla al suo centro e intanto arriva il fallo antisportivo del numero 7 Merlo, giustamente, ai danni di Menconi che lo allaccia, lo abbraccia disinteressandosi della palla e direi anche ingenuamente, perché non era un contropiede 1 contro 0, anzi era a difesa schierata a dare dire qualcosa a Merlo, ma mi sembra che dare dire non ci sia niente. Lo doveva fare diversamente il fallo, cioè era sacrosanto il fallo da fare, ma non lo devi fare in quel modo. Sì, ma poi lo ha accentuato lui stesso, cioè è stato ingenuo anche per questo, perché quel braccio lo ha mosso parecchio, no? Facendo una cintura al povero Marco Menconi che realizza il primo libero sotto gli applausi dei suoi tifosi. 5-7-4-9 più 8 Mezzana, che ha un altro libero nelle mani del suo numero 8, ecco qua, più 9 per i biancoverdi e rimessa affidata a Capitan Pannini che chiama lo schema. Prima però il cambio, rientra Tommaso Bacci, esce bene in casa, entrambi con tre falli, quindi il fiorentino può fare il suo ingresso in campo. Rimessa lato per Pannini. È un derby per Tommaso Bacci ovviamente in qualche modo. Pannini ancora la 2-3, Pannini a spazio per la tripla, la realizza il capitano biancoverde a segno ed è più 12 Mezzana. È stato bello perché ha visto dopo il primo scarico, guardate, c'era lo spazio, la ripassata a Menconi che poi una volta l'ha ritrovata tra le mani, non ha esitato, tripla importante, più 12, massimo vantaggio Mezzana che sta attaccando la zona in un modo magistrale, da quell'altra parte Iozzi difesa aggressiva e corretta sull'uomo, scampone sbaglia, Menconi raccoglie il rimbalzo in un suo tiro, nel suo tiro sfortunato, sostiene dietro, poi si va da Pannini che rinuncia a un tiro veloce, da tempo e ossigeno alla squadra, ultimi 3 minuti di gioco, scarico per Baci da 3 punti, arriva l'errore, era comunque molto molto buona l'idea di Iozzi e poi quella di Baci nell'esecuzione della tripla. Siamo già da quell'altra parte, Legnaia deve accelerare i tempi per cercare di rientrare il più presto possibile e prova a farlo con il suo capitano Del Secco che da sotto si alza per andare a segnare e subisce il fallo di Iozzi. È il terzo fallo dell'uomo più prolifico della Mezzana in questo periodo ed è quindi pronto il cambio. Rientra Savia proprio al suo posto, applausi inevitabili del palaestra perché lui sicuramente questo più 12 porta soprattutto la sua firma. Gran partita anche in difesa, diciamolo, spesso se dobbiamo trovare un difetto ovviamente la continuità di Andrea, perché ha mezzi davvero importanti in certi frangenti, davvero lo fa vedere con grande, come quel canestro che noi lo sappiamo che è una sua specialità, ma farlo contro un avversario
non so quanto sia oltre 2 metri Nicosi, ma abbondantemente credo che non sia facilissimo. Ma poi lui spesso da mezzo angolo fa un tiro fuori equilibrio, ma fa un tiro, quello era un semicancio da mezzo angolo in faccia a Nicosi, è vero, un canestro bellissimo. 6-1, 5-0, 1 su 2 di Legnaia dalla lunetta, quindi rimane il vantaggio in doppia cifra per la Biancoverdi. Gran palla del capitano per Sabioni, Sassegno si ricompone l'asse play pivot. Che palla di Pannini, ha allungato il braccio, sembrava avesse quello di Nicosi per fare questo passaggio, è stato davvero molto molto bello da vedere esteticamente. Sabi ha raccolto l'assist prezioso trasformandolo in 2 punti, prova a reagire quindi la formazione ospite che sbaglia la tripla di Sacellario e il rimbalzo è difensivo, rimbalzo è Menzana con Impilo che cerca Menconi, Legnaia già schierata in difesa, ovviamente passata a uomo vista la poca fortuna della zona. Menconi palleggia questo tiro da 3 punti, è libero, arriva l'errore, si lotta al rimbalzo e ne esce con la palla il più basso di tutti Edoardo Pannini. Intensità a livelli inauditi per il capitano che sapeva di avere meno strumenti di tutti al rimbalzo, ma è quello che ne è uscito con la sfera. Accetta poi un tiro da lontanissimo che non può entrare e prova a ripartire Legnaia cercando il contropiede con Sacellario fino in fondo, Impilo lo ostacola, poi arriva il solito Nicosi con il rimbalzo offensivo, ancora un altro rimbalzo, è davvero difficile arginare questo giocatore in fase di rimbalzo, l'unico modo per fare è il taglia fuori, ma una volta che è lì sotto accampato lo argini davvero difficilmente. 2 punti per Legnaia, torna a meno 11. Possesso per la mezzana d'attacco con Sabia, Pannini che sta migliorando ovviamente anche di condizione fisica, altrimenti non potrebbe fare queste cose. Impilo, buona iniziativa ma fuori misura l'appoggio, Sabia non riesce al rimbalzo a farsi valere e allora rinasce in questo ultimo minuto l'opportunità per Legnaia, ben colta da Scampone che va ad accorciare ancora. Eh sì, è un 4-0 firmato Nicosi e Scampone per Legnaia, il Palestra se ne è reso conto che c'è stato un arresto nel parziale e con un applauso cerca di portare in attacco i suoi giocatori, con Pannini che aspetta il blocco di Sabia marcato da Nicosi che deve spendere un fallo saggio perché il secondo di squadra, meno per quanto riguarda a livello individuale che è il terzo fallo, è il quarto giocatore che arriva a 3 falli per Legnaia. 33 secondi, pensavo anche la Menzana è da 4 minuti alla fine che era con il bonus, non ha speso ancora un fallo, quindi molto brava, molto attenta a fase difensiva a non regalare viaggio lunetta. Sì, l'abbiamo sottolineato poco, forse anche la bontà della difesa Menzana in questo quarto, anche con i diversi assetti in campo, davvero tanti aiuti portati bene e anche delle posizioni importanti per indurre l'attacco all'errore. Bacci alla rimessa, poi Sabia consegna di nuovo da lui, c'è il fallo di Pinarelli, credo. Sì, primo fallo per lui. C'è qualcosa che sta chiedendo Discepoli al tavolo. Intanto sta per tornare Bovo. Anzi, torna Bovo per Ricca Impilo che deve rifiatare. E sarà rimessa dal fondo, affidata, anzi no, sarà rimessa a lato, affidata a Tommaso Bacci. Sul più 9 Menzana, 29 secondi spiccioli. Bacci per Sabia, poi Pannini. Il blocco di Sabia. Pannini che fugge via, qualche problema del controllo, allora deve recuperare bene l'equilibrio del palleggio. Palla per Bovo, corta. E allora ne nasce un contropiede che in qualche modo viene fermato, ma poi nel traffico c'è il canestro di Baldasseroni. Sì, mancano 7 secondi, Bacci non si rende conto, lo fa ora su esortazione della panchina, perde palla e prova a riattaccare per l'ultimo tiro Legnaia con il suo numero 9, Baldinotti, che non trova il canestro, che non trova la preghiera, diciamo più che altro così. Peccato perché ancora una volta la Menzana va... torna in panchina con un po' di amarezza, 2 palle perse e un canestro subito dall'Olimpia Legnaia. 6-3, 5-6, 7 lunghezze di vantaggio della Menzana che vince anche questo quarto di 5 lunghezze questa volta, e su questo punteggio si va dalla regia con un piccolo break e poi torniamo qua al Palestra.
Rieccoci qua dal palaestra con la Menzana in vantaggio di 7 lunghezze, 6-3, 5-6, dice il tabellone, 9 secondi, 8 ora alla ripresa delle ostilità con gli ultimi 10 minuti. Purtroppo esperienza recente al palaestra contro Val di Sieve insegna che in questa categoria specialmente, ma come in tutto il gioco del basket, non bisogna mai adagiarsi. Nonostante la Menzana si sia aggiudicata tutti e tre i periodi fin qui disputati, riparte il gioco con Benincasa che appoggia a Pannini, che porta la palla del primo possesso dell'ultima frazione di gioco. Baci aspetta il blocco di Iozzi, arriva, riesce a evitare il suo uomo, scaglio fuori a Pannini, si ributta dentro nel traffico, alza un tiro che non va a segno. Bobo prova a contenere il più possibile Sachellario, non vi riesce. Sachellario va a scaricare e a scambiare anzi la palla con Pracchia, perché poi la riprende lui, spara a tre punti, arriva l'errore, Pracchia raccoglie rimbalzo offensivo e arrivano due punti per Legnaia. Diciamo che se Legnaia comincia a prendere rimbalzi offensivi anche senza Nicosci in campo può essere un problema. Eh sì, meno 5 per Legnaia, attacco Iozzi, forse è un avversario favorevole, allora prova a giocarsela ma è chiuso verso il ferro e allora scarica fuori il pallone, Bovo per Bacci e poi il fallo di eccessiva pressione di Brando Pracchia su Tommaso Bacci, primo fallo del quarto, primo anche personale per il numero 6 dell'Olimpia Legnaia. Pannini per Bacci, Bacci prova a incunearsi senza fidarsi al tiro al 3, non trova la misura dell'appoggio vincente, riparte in velocità Legnaia, palla non semplice che Benincasa strappa a Pracchia, ma c'è il fischio arbitrale ed è fallo di Pracchia. Molto bravo Benincasa a andare deciso sul pallone, perché spesso questi rischiano di essere falli a tuo carico, no? Quando metti le mani su, almeno provare a mettere le mani sulla palla, invece Benincasa è stato molto bravo a centrarla e a strapparla. A subire il secondo fallo di squadra di Legnaia, 0 ancora per la Menzana dopo un minuto e 20 di gioco, neanche. Benincasa palleggia il settino dalla media ed è fallo il canestro in un tiro piazzato, momento importantissimo per Duccio Benincasa che subisce fallo dal numero 9, se non erro, sì, è il primo fallo per Baldinotti, ma soprattutto è il terzo fallo di squadra per una Legnaia che sta incontrando difficoltà contro, direi quasi singoli, perché prima Iozzi, poi Benincasa, insomma. No, non vorrei fare il professore, ma consentimi di dire, è un fallo di un'ingenuità colossale, certo. Perché commesso in quel modo hai poche possibilità di far sbagliare il tiro e no, moltissimo. Perché non ostacoli in realtà. Esatto, quindi è un fallo da dietro, che hai perso l'uomo, lascialo tirare. Cioè, non ha senso. Eh sì. Fatto sta che la Menzana torna a più 8 sul 66-58, Legnaia deve fermare il parziale della Menzana e prova a farlo con Baldinotti, autore del fallo precedente su Benincasa. Aspetta il blocco del capitano del Secco, poi si va da Baldasseroni, si butta fino in fondo, palleggia, resta e tira il bersaglio, solo rete per il numero 4 di Legnaia che raggiunge quota 60 per i suoi. Bravo e pulito, classe 2005 se i fogli non mi mentono, e quindi davvero complimenti a lui. 6-6-6-0, pressione su Bacci che deve tornare il pallone a Benincasa che trova lo spazio per darla a Bovo che non ha un'esecuzione velocissima e allora viene recuperato dalla difesa. Forse non si aspettava, poi non è stato esplosivo, è stato proprio un motion nell'andare a canestro e da dietro è arrivata una stoppata che consente solo 5 secondi alla Menzana per trovare un tiro. Bacci deve trovarlo, ma che ne manca uno e non lo sa perché la panchina non glielo chiama e lo scarico a Iozzi è già fuori tempo limite. Grave errore qui della Menzana, non dico di Bacci ma di tutti i componenti del roster, perché devono essere al corrente i 5 in campo che mancano pochi secondi alla fine dei 24. Bacci non lo sapeva, forse anche lui un po' disaccorto, insomma. 6-6-6-0 e Legnaia che riparte da quell'altra parte con Baldasseroni che aspetta il movimento di Baldinotti. Baldinotti si butta fino in fondo, lui marcato da Bovo, lo aggira molto bene, un canestro non facile, è il quarto punto consecutivo del numero 9, soprattutto il meno 4 di Olimpia Legnaia. Legnaia sta recuperando pericolosamente, quindi la Menzana che deve tornare assolutamente a segnare. Benincasa, grande pressione difensiva, ma stavolta il fallo in attacco.
Sì, non mi stancherò mai di dirlo, il fallo in attacco di un bloccante non è mai colpa del bloccante, perché il blocco era stato eseguito bene, è colpa del play che non aspetta che il bloccante sia completamente fermo. Quindi in questo caso Ben in casa ha avuto fretta, ha voluto partire quel secondo prima, che non ha permesso a Iozzi di essere fermo, e quindi è stato un blocco in movimento. Inerzia completamente ribaltata. Eh sì, adesso è in fiducia Legnaia, che attacca con il numero 4 Baldasseroni. Va da Pracchia, Pracchia ribalta per Baldinotti, Baldinotti va a tiro a 3, in fiducia, lo sbaglia, grande balzo di Iozzi, finisce fuori col pallone e non c'è il fischio. Questo è un fischio che ci poteva stare, ma casualmente Iozzi si è fermato a protestare con l'arbitro e il fischio non è arrivato, e chiudo qua. Eh sì, e diciamo forse anche un... diciamo Andrea deve lavorare molto, no? Da un punto di vista di relazione con gli arbitri, però riconosco anche che un altro Andrea, anche magari recente, dopo il fischio arbitrale si sarebbe girato anche a dire qualcosa. In questo caso invece è stato zitto, ha provato a sfogarsi dentro di sé ed è uscito dal campo. Ha parlato anche in maniera ortodossa probabilmente, però lo dico da entrambe le parti, sia per Andrea sia perché per colui che non ha fischiato un fallo che appariva abbastanza evidente, casualmente non l'ha fischiato dopo una protesta, per quanto ortodossa, dell'altro giocatore. Adesso il fallo di Empilo, che manderà in lunetta il capitano dell'Olimpia Legnaia, Daniele Del Secco. Sì, Legnaia ormai è ufficialmente rientrata in partita, era un vantaggio di 12 o 13 anche lunghezze della menzana, che si vede tutto sfumare. Non sbaglia il numero 18, meno 3, Legnaia torna dopo tanto tempo ad un possesso di distacco, ma soprattutto lo fa con l'inerzia a suo favore. La menzana deve trovare il modo di fermare questa avanzata fiorentina negli ultimi 7 minuti, con Menconi che porta palla per Empilo, torna da Menconi, aspetta il movimento di Bacci che è ben marcato, allora si va da quell'altro piccolo che è Pannini, blocco di Empilo, Pannini, Legnaia sta difendendo molto bene alla morte, Pannini non si accorge che l'uomo di Empilo era scivolato, allora Bacci 3 secondi per l'azione, deve fare un gancio cielo dalla lunetta, una cosa veramente improbabile, arriva un altro errore per la menzana, un altro possesso recuperato da Legnaia. 6-6-6-4, Legnaia con l'inerzia del match in mano, attacca Sacchellario, gli sporcano il pallone ma poi va ad una preghiera e Empilo svetta al rimbalzo ed è importantissimo. E allora vediamo se riusciamo a costruire un attacco con migliore efficacia. Pannini, il Menconi, la virata, il canestro, il fallo di Marco Menconi, ci voleva davvero come la manna dal cielo. Il talento di questo giocatore che ha ricevuto il pallone da Pannini non andava veloce perché sapeva che c'erano tutti e tre gli uomini difensivi schierati, nonostante questo ha trovato lo spazio, virata in palleggio, fallo e canestro. Il talento di un giocatore che a livello individuale serve a far svegliare, spronare un'intera squadra, purtroppo qui arriva l'errore dalla lunetta, rimane un più 4 menzana ma con un parziale di Legnaia finalmente fermato, e torna però in attacco la formazione fiorentina. Sacchellario lavora dal palleggio, se ne va Del Secco, Sacchellario si arresta, lui il pallone, poi Del Secco bene in casa, lo contiene in qualche modo senza commettere fallo, recupero del pallone nei biancoverdi, 6-8-6-4 ancora, 5-52 per chiuderla. Bacci finta il consegnato a Pannini, poi c'è Del Secco che anticipa bene in casa e poi dice di non averla toccata, o che l'ultimo tocco era di bene in casa, mi sembra strano, se vale anticipare che possa essere qualcun altro a toccarla. Ci ha tanti provato. Tre cambi tutti insieme se non sbaglio per coach Zanardo, e arriva prima il time out per non ho visto che l'ha chiamato, vedremo dal tabellone se ci sarà la segnalazione, perché ancora nessuno dei due allenatori ha chiamato time out nel secondo tempo. Ecco, time out di coach Binella, primo time out chiamato dalla panchina sinese. Eh sì, intanto il roster è lungo delle Legnaia e quindi li ruota tutti i giocatori per avere anche un po' più di aggressività in campo. Legnaia è in bonus, direi io. E due falli per la menzana, che deve fare anche attenzione a questo tipo di aspetto, perché è un elemento critico visto che le rotazioni sono molto corte.
Sì, sicuramente una mezzana che in bonus significa che deve sfruttare con tante penetrazioni anche o far girare la palla velocemente per anche facilitare il fallo degli avversari, e soprattutto in caso di fallo deve andare a metà e segnare, perché se no non si è fatto niente. Mezzana che invece ha due falli, quindi ne ha altri due prima di far scattare il bonus, e sono comunque due falli che devono essere spesi in modo giustificato e ragionevole, perché dal terzo in poi sarà lunetta sistematica anche per Legnaia. Rientrano giocatori in campo nel quintetto bianco-verde, non noto mutazioni. C'è Sabia, mentre Legnaia, come aveva fatto prima del time out, ha portato tre nuovi giocatori sul parquet e quindi di fatto cambia il volto del quintetto fiorentino. Menconi, il mismatch con il lunghissimo Nicosci, ma non riesce a trovare la misura del controllo giusto, quindi palla persa. Nicosci dall'altra parte si affida a Scampone. Scampone attacca Bacci, ultimi 10 secondi del possesso, backdoor, Menconi la ruba, la offre a Sabia negando la ricezione a Merlo e si riparte. Che giocatore, che anticipo, era un passaggio non facile, ma Menconi era comunque in ritardo, si è buttato sulla palla e l'ha strappata. Ora va invece a consegnare a Beni in casa, che affronta Nicosci, deve provare a affrontare velocità, ma arriva in suo aiuto Scampone, quindi si va da Bacci e si alza dal tiro libero, arriva l'errore, Menconi in qualche modo raccoglie la palla, rimbalza e la fa rimbalzare nelle gambe di Nicosci stesso. L'astuzia e la rapidità di agire di questo ragazzo. È stato bravo, molto lucido, e quindi pallone prezioso da gestire, extra possesso in attacco per la mezzana. Impilo prova ad attaccare contro Del Secco, va fino al ferro, l'appoggio non è felicissimo, e allora può far la voce grossa Nicosci. Purtroppo la mezzana rimane lì a quota 68, scappa Sache, Lariu, anzi Del Secco sbaglia un rigore graziando i biancoverdi. Bisogna essere davvero, ci vuole quel pizzico di aggressività e di convinzione in più. Bacci ci prova lui, si alza dall'area, morbido Bacci, morbidissimo, 70-64 più 6. Rapidissimo nella scelta di fare pareggio e restrittivo, ha mandato il suo difensore sotto canestro, da quanto è stato rapido nel fare la finta, ed è andato su con il corpo a spezzare il polso. Altri due punti per la mezzana, altri due punti per Bacci, ma siamo già da quell'altra parte con Merlo che va da Nicosci, ma Sabia strappa la palla sotto un boato del palaestra, e Menconi porta la palla del nuovo possesso biancoverde con Bacci che consegna bene in casa, aspetta il blocco di Tempilo, si va in angolo da Sabia, posizione insolita per il centro. Poi sotto canestro arriva il fallo di Merlo ai danni di Empilo, saranno liberi per il numero 11 biancoverde. Inutile sottolineare l'importanza di questi due liberi, ma così come di tutti quelli che la mezzana dovrà andare a tirare in questi ultimi 3:37 di gioco. Più 6 e viaggio lunetta per il francese, che segna il primo libero. Più 7 è importante, un possesso in più, no? Eh sì, vediamo se Ozzi che cambierà, se cambierà proprio Empilo. Sì, torna Ozzi, grande 2 su 2 di Empilo, fondamentale per andare sul più 8, 7-2-6-4. Mezzana che reagisce ancora una volta nel match, 3 e mezzo spiccioli alla fine, con Scampone che supera la metà campo in palleggio, offre il pallone per rinnovarsi il possesso a Del Secco, ancora scambio con Merlo, ancora Scampone, il blocco di Del Secco, in punta da Nicosci, va per pescare Del Secco, lo contiene Menconi e strappa un rimbalzo, importantissima apertura dall'altra parte per Beni in casa, per Sabia che osserva l'avversario per vedere che non sia sfondamento, poi l'ultimo tocco sull'errore di Sabia al rimbalzo è di un giocatore dell'Olimpia, Legnaia. Fasi davvero concitate del match, si asciuga il parquet. Sabia lucido, devo dire.
Sabia lucidissimo, perché lo aveva visto che il difensore suo si era messo apposta con il corpo per subire il sfondamento, e quindi si è affrenato proprio anche con l'ABS, direi, e per evitare il contatto, minimo, e il difensore si è lasciato andare, ma giustamente non ci sono cascati gli arbitri. Abbiamo un centro con gli optional, sempre zona, intanto Bacci, anzi sì, Bacci sbaglia, Nicocci prende un rimbalzo a metà campo praticamente, poi scampone, Sakellariu, blocco di Nicocci, Sakellariu va a buttarsi dentro, la palla è per Nicocci, ci arriva Del Secco dall'altra parte, chiuso, va a scaricare in angolo per Sakellariu, la tripla mortifera dall'angolo. 7-2-6-7 più 5 soltanto per la Menzana. Mortifica perché appunto torna a meno 5 Legnaia, e con una tripla può anche portare l'andamento del match a suo favore. Bene in casa, gira, circumnaviga tutta la difesa e va a segnare con il mancino. Era importantissimo segnare ora, subito dopo una tripla avversaria, più 7 Menzana, poco più di 2 minuti alla fine. Con Mencogne prova a strappare la palla a Scampone, comunque gli fa bloccare il palleggio. Lo ritrova con uno scambio con Del Secco e poi subisce fallo in penetrazione, ma mi sembra che sia stato lui a inciampare nei piedi della difesa. Il fallo fatto sta soprattutto, ma dalla posizione credo che abbia potuto vedere ben poco. Eh sì, è il secondo fallo di Menconi, se non erro è il terzo di squadra, ma non vorrei sbagliarmi. Siamo entrati appena negli ultimi 2 minuti di gara ed è pronto il cambio di Baldasseroni, è il terzo fallo di squadra, quindi ne ha un altro la formazione di Binella prima di andare in bonus. E intanto Baldasseroni rivela... Tra l'altro anche i liberi, mi sembra questa è una decisione abbastanza rivedibile, perché... Rileva Nicocci, esce Nicocci dal campo e entra Baldasseroni. Non capisco intanto, perché dei liberi, no, non era in terzo tempo. No, infatti... Ma soprattutto cioè, io non ho neanche visto il tiro. Abbastanza incomprensibile, per non dire inconcepibile. Esce Nicocci e Binella risponde facendo uscire Sabia, al suo posto Pannini, e quindi abbassa notevolmente i centimetri di questo quintetto, così come d'altronde ha fatto Zanardo qualche secondo fa. Scampone a segno nel primo libero, 7-4-6-8 più 6 Menzana. Scampone sbaglia, gran rimbalzo di Menconi, la palla adesso pesa ed è fondamentale mantenere questi due possessi pieni di vantaggio. Pannini, 1.49 al termine, Iozzi, il duello contro Del Secco, la virata, ancora il semigancio vincente di Iozzi, ancora lui, 13 per Andrea Iozzi. Quando fai queste giocate significa che hai la consapevolezza a pieno di dove sei rispetto al canestro, perché devi sapere se andare diretto al canestro, aiutarti con il tabellone da quell'altra parte, l'infrazione di passi di Del Secco, se non erro, che riporta il possesso in casa biancoverde, più 8 e palla recuperata, qua il miglior momento considerando che da ora la Menzana può fare affidamento anche al cronometro. Piccole boccate di ossigeno, ma ancora c'è da giocare per 80 secondi. La Menzana lo fa con bene in casa, buca l'anticipo, il suo uomo si va da Baci da 3 punti. Tommaso Baci con il più 11, che forse mette il punto esclamativo, perché ora si fa davvero tosta per Legnaia. Si entra quasi negli ultimi 60 secondi, è Scampone a rispondere prontamente, una tripla prazzo difficile perché in un fazzoletto di carte, soprattutto in un centimetro, ma poi torna il fallo, ancora una volta è Baci a subirlo, e dopo un piccolo una piccola paura di tutto il palazzetto si torna ad applaudire e a cantare, perché ora la Menzana ha la partita in mano con il più 8 e 2 liberi per Baci. Sbaglia però il primo libero. Mi va a stare lì, perché ha un minuto, 62 certo, secondi. Non è finita, avere la partita a mano non significa che sia ancora finita. Arriva il libero del più 9, 3 possessi pieni, 80-71, time out per coach Zanardo. Quando ci si appropinqua all'ultimo giro di orologio. I grandi applausi del pubblico che sta spingendo forte la squadra biancoverde, capendo il momento, perché adesso ti può prendere davvero il braccino, perché sei vicino a... un piccolo grande risultato e adesso deve stare ancora lì, e quindi questa spinta è molto importante per i ragazzi di coach Binella, con Lanza e Discepoli a gestire questo time out
peraltro chiamato da Zanardo, che ne consuma così 2 su 3 e rimane 1 a disposizione per l'Olimpia Legnaia, invece 2 rimangono per la Mezzana, che ha segnato 80 punti con 5 giocatori in doppia cifra e 1 a 9, che è tutto dire. Partendo 4-12 vuol dire 4-10, vuol dire che ci ha messo tanta energia nonostante le rotazioni abbastanza accorciate, e quindi direi davvero grande merito ai ragazzi in bianco-verde sin qua. Pronti ora ad aspettarsi un tiro veloce da parte di Legnaia, perché deve perdere il meno tempo possibile e accorciare le distanze. 14 i secondi a disposizione di Legnaia. Scampone preso da Pannini, Bacci invece insegue Merlo, lo porta sulla linea di fondo, virata di Merlo, aiuto di Iozzi, pallone per il capitano del Zecco. Merlo lo prende Iozzi, poi sa che Lario sfugge bene in casa, ma va cortissimo con il tiro, la palla in aria, fallo di Bacci che manda in lunetta il numero 18 Daniele Del Secco, capitano dell'Olimpia Legnaia. È mancato quel pizzico di concentrazione in più per far tuo il rimbalzo, così facendo hai portato l'Olimpia Legnaia ad avere un altro attacco. Intanto Binella ha qualcosa da ridire, è il quarto fallo di Bacci, ma ha qualcosa da ridire, qualcosa da ridire sul cronometro dei 24, perché dicono che non era erano scaduti 20, io sinceramente i 14 secondi non li ho contati, non ho visto il cronometro, però entrambi dicevano, Binella dicevano che erano scaduti i 14 secondi quando ha commesso fallo. Intanto sbaglia Del Secco il primo dei due liberi, realizza il secondo, quindi meno 8, Menconi il fallo immediato a 44 secondi e mezzo. E ora la Mezzana ha un altro esame in questi ultimi 44 secondi. L'esame consiste nel segnare tutti i tre liberi che ti verranno concessi, perché logicamente Legnaia fermerà il cronometro quando possibile, nel momento in cui hai la palla tra le mani, e sbagliando fai solo il loro gioco. Proprio Menconi ovviamente va in lunetta casualmente in questo frangente, ma realizza dopo lo sfortunato 1 su 6 in qualche modo incise su quella gara 1 prima di campionato, e invece adesso va con un pulitissimo 2 su 2 è segno che la testa ce l'ha il ragazzo, eh sì, i tiri sono testa, questo lo sappiamo. Intanto arriva il terzo ed ultimo, no, memory di quanto l'esperienza aiuta. Mi dicono che sia venuto tutti i giorni a tirare la mattina, quella settimana lì. Ma anche questa, no? È consapevolezza e umiltà di ciò che ti manca e che devi perfezionare, e poi si vede anche quando sei in partita, perché questo 2 su 2 magari in altre situazioni non lo avrebbe fatto. 44 secondi e mezzo alla fine della partita, 82-72 più 10 tondo per la Mezzana, che ora segue il terrazzino nel sostenere la squadra. Ultimo time out chiamato da coach Zanardo. Binella ne avrebbe ancora altre 2, insomma mi auguro non ci sia necessità di dover chiamare. Ed ecco le spade sul parquet, con di nuovo rimessa in attacco dal lato per Legnaia, che nel suo gioco dovrà trovare un'azione veloce, perché mi è sembrata parecchio lunga quella precedente, possibilmente una tripla, perché precedentemente ha perso 16 secondi prima di trovare un tiro e ha fatto un punto dal tiro libero. Insomma, Merlo l'ha rimessa, grande tifo sugli spalti. Scampone si affida al capitano Del Secco, poi Merlo preso da Bacci, c'è l'aiuto di Iozzi che passa su di lui, gli oscura la vallata Del Secco, l'aiuto di Menconi. Del Secco va a realizzare time out di Binella per avanzare la rimessa. Sì, perché ovviamente è un rischio, no? Commettere infrazioni di 8 secondi quando c'è un pressing così feroce da parte degli avversari. E non ne puoi gestire 24, ne gestisci 14, però intanto la palla porta di là. Però intanto la palla c'è di là e puoi sperare di perdere più tempo possibile, anche se sicuramente Legnaia giocherà con i falli per fermarlo il prima possibile. 8-2-7-4, questa partita non vuol mai finire, perché insomma Legnaia trova sempre il canestro, anche quando ti sembra che la partita sia in pugno
arriva quel canestro che non te ne fa essere sicuro al 100%. 8 punti in 30 secondi non è facile per il Gnaia, ma non impossibile. Vedremo come disegnerà Binella lo schema per evitare o per evitare un contatto e trovare un canestro, oppure per organizzare comunque il possesso offensivo, uno degli ultimi possessi offensivi di questo match. È già in campo Legnaia aspettando gli avversari. L'arbitro arriva ad esortare la squadra di Binella a fare il suo ingresso in campo. Entrambe le squadre in bonus, quindi come sentiremo un fischio di fallo, sarà sistematicamente lunetta per ciascuna delle squadre. È già pronta Legnaia, ma il time out è finito al fischio del tavolo, e quindi a questo punto i tempi erano abbastanza corretti. Sì, ma infatti l'arbitro non si è avvicinato a richiamare la squadra, ma si è avvicinato a chiedere a Binella se voleva la rimessa in attacco o no, perché l'allenatore può anche scegliere di rimettere dalla parte opposta del campo a tutto campo e avere 24. Vieni in casa per Menconi, ancora palleggio vivo su di lui, non arriva il fallo, prova la palla rubata, ma invece ne viene un fallo. Baldasseroni, decisione veramente corretta. 25 secondi, terzo fallo di Tommaso Baldasseroni, che manda ancora in lunetta Menconi. Pulizia estrema ancora in questo tiro libero, 15 per Marco Menconi, che raggiunge Tommaso Bacci. Diventano 16, sbagliando anche Nicoci dall'altra parte, top scorer fin qua nel match. 20 secondi adesso, scampone, il blocco di Del Secco, poi Merlo si butta dentro, scarico per Zacchellario da 3 punti sul ferro, rimbalzo di Tommaso Bacci, 10 secondi, la Mezzana raggiunge la prima vittoria in questo campionato di Serie C, Gold, si alza la verbena. Davvero un grande applauso ai ragazzi di Binella, perché nella giornata in cui si accorciano ulteriormente le rotazioni già piuttosto corte, c'è una grande soddisfazione anche del pubblico nel cantarla questa verbena, perché liberatoria, arrivano i primi 2 punti in campionato, una prestazione davvero corale, maiuscola, davvero da incorniciare i ragazzi di Binella. Sì, una grande prova di forza, di squadra, perché ora ha direi completamente imparato a reagire ai momenti più negativi rispondendo con momenti positivi, e come portare a casa 4 partite su 4 quarti su 4 in una partita di questo livello non è facile, specialmente se sei una squadra che deve ancora vincere la sua prima partita in C-Gold. Lo hai fatto, te la sei portata a casa, te la sei conquistata, e fa piacere vedere anche come migliori dai tuoi errori che hai commesso. Quindi c'è stato un miglioramento velocissimo, repentino, dei tuoi errori, quindi saper come gestire un vantaggio, saper segnare, avere mente lucida, tiri liberi, avere consistenza, e poi quindi fa piacere. Sono vittorie che non valgono 2 punti, valgono anche tante consapevolezze in più dei tuoi mezzi e aumentano il morale, che non fa mai male. Sì, lo si vede nell'intensità degli abbracci che tutti si scambiano, e quindi questo è molto molto bello, perché direi che testimonia un gruppo davvero unito e quindi sano, e testimonia quanta voglia ci fosse per liberarsi di questo fardello, e un po' anche dà la sensazione di aver capito cosa vuol dire indossare questa maglia, come se ce ne fosse bisogno. Però insomma, senza incensarsi più di troppo, però questa è davvero una gran bella vittoria, proprio perché la prima, e proprio perché voluta con ogni forza. Dispiace per Legnaia, che ha giocato la sua partita con alcune grandi ingenuità, ma sicuramente con grande voglia e mettendocela tutta. Però stasera 2 punti sono andate alla squadra che ha nettamente messo qualcosa in più sul parquet. Sì, è stata una vittoria matura, ed è questo forse il miglior modo per riassumere questa vittoria, e una vittoria da, appunto, in cui la Mezzana ha curato tutto ciò che aveva sbagliato nella mancata vittoria contro Val di Sieve e ha prodotto risultati. Ci tengo a dare una nota di merito a Marco Menconi, perché al di là dei 16 punti che ha segnato anche in questa partita, ed è il trascinatore ormai in attesa di Tognazzi a livello offensivo di questa squadra,
ma mi piace il fatto che dopo Val di Sieve si sono mosse tante critiche su di lui, sulle sue medie sfortunate ai tiri liberi nel fine partita, quasi dimenticandosi tutto ciò che aveva fatto prima, perché magari se non ci fosse stato lui quei liberi non si sbagliavano, ma se non ci fosse stato lui non c'era a giocarsi la partita agli ultimi possessi. E quindi ha risposto a queste critiche con il duro lavoro, allenandosi, venendo in palestra più dei compagni per curare ciò che era un punto debole, e lo ha fatto, ed è bello vedere già dopo 14 giorni che questi errori sono stati, queste lacune sono state coperte. Eh sì, con 9 giocatori scesi in campo, 8 a segno, di cui 5 in doppia cifra, insomma è davvero, è uno a quota 9 che poi è Enrique Empilo. Il gruppo questo, eh. Questo è davvero un grande segnale, per cui direi molto bene la Mezzana, che raggiunge dunque il primo successo in questa stagione, e a questo punto da Alessandro Petri e Francesco Barbucci direi la facciamo basta con i commenti e ci risentiamo per la prossima gara, che sarà domenica prossima a Quarrata, sempre sulla piattaforma Star Play, ringraziando ovviamente il supporto di Video Fotografica, e ci sentiamo da là. Buona domenica.